Che ci sia un errore di fondo, cioè non si può confondere per posto ideologico quella che è stata una straordinaria operazione di trasformismo. Cioè noi abbiamo visto un presidente del Consiglio che un attimo prima indossava la casacca dell'avvocato del popolo, di presidente del Consiglio di un governo populista con un azionista importante come la Lega, che in questi 14 mesi è stato il vero, pur avendo metà in Parlamento dei numeri del Movimento 5 Stelle, è stato quello che ha dettato la linea sull'immigrazione, sulla politica anche economica. Ha avuto ha impresso insomma il suo timbro, ecco, su questo governo per 14 mesi, dopodiché nel giro di poche ore abbiamo visto Conte che passava appunto dal governo populista al governo invece europeista, che andava a farsi le foto con la Merkel, con la Presidente della Commissione europea. E il Movimento 5 Stelle cosa ha fatto? Ha cambiato con la stessa velocità, posizione, e adesso appunto ha avviato una fase nuova. Qualcuno appunto avrebbe detto trasformistico, qualcun altro dice post-ideologico. Io credo che i cittadini siano abbastanza disorientati. Le bugie di Salvini, francamente, vedo piuttosto la presa d'atto da parte del leader leghista del fatto che quel governo, quello giallo-verde, non funzionava, era fermo da mesi. È il governo Tanto che ha non portato funzionava che l'Italia, voleva Di Maio ha presidente portato del il paese, Consiglio, ha dai, portato il Annalisa. paese alla stagnazione, perché sull'economia è un governo che ha fatto male. Sull'immigrazione i 5 Stelle hanno ingoiato la politica leghista, così come sull'ILVA, sulla TAV, sulla TAP, sul TAP, sul gasdotto in Puglia. Hanno ingoiato una serie di cose che sconfessavano i loro cavalli di battaglia al solo scopo di tenere le poltrone. E pur di tenere le poltrone e di evitare il voto, hanno fatto questa operazione veramente mirabile di una svolta a U. Vogliamo farla passare per post-ideologica? Facciamola. A me sembra trasformismo Adesso puro, dopo ci torniamo perché molto appunto è stato fragile, citato peraltro, anche perché è Di fragile la Battista. figura Volevo di Conte. sentire Filippo Rossi, visto che di Sì. destra.